misteriosa. Ma ci sono qui! Mi dispiace che ci sono messo così da loro. È morto questo figlio. No! Ma quale è morto mio figlio? Io stavo scherzando con mio figlio! No, mi sono arrivato! Sono il pittore Michele Vincenzo, con chi ho piacere? Sono il critico d'arte Leggio di Lorenzo. E la sorella che ha solo di Avellino. In provincia di Avellino. Amante di pitture, pittrice è la stessa. E dilettante, molto dilettante. Un amico comune. No? E siccome Tornanella vuole buttare su i quadri, e voglio cominciare subito. Passiamo alla mia grande collezione. Permettetemi di porre la vostra attenzione nel spirito di gioia. Prego, osservate. Marina Verde. Guardate le spennellature, i colori, danzano. Ma che è? Vi sentite male? Commerciare, commerciare, la cosa sono tutto borghese. Va bene. Sole d'agosto. Notte di luna. Ho finito. No, non ci siamo. Ma forse volete un altro genere. E adesso vi conoscete in più la mia! Vi succede! Ecco! Prego, sotto la nostra sezione! Prego! Garibaldi! Prego! Mazzini! Giuseppe Verdi! Prego! Scompidosi! Chi? Di nuovo Garibaldi! Guarda! Vedo, lui le parte le fa bene! Sì. Ma fosse qualche conoscente di mia moglie che vi ha parlato di me? No! Ah. È stato Occhi... Filippetto Rossi! Sì, Filippetto Rossi! Chi è Filippetto Rossi? Comune, molto comune. Tutti i commerciali, Credo che per tempo. Voi lo sapete, vi ho detto con i vostri occhi. Voi dite e io faccio. Caro maestro. Caro maestro, credo dovrò chiedere scusa del disturbo. Ho capito la mano, non è cosa. Troppo tradizionale, troppo commerciale. E che vi devo dire? A me come non porto. Tanto i quadri miei li vedo come fossero cartoline. Mi spiace per voi che... Zitto! Che so? No, quello qua... Zitto, mi faccio concentrare! Zitto, sei zitto! No, ma mi prego, non mi voglio più. Ora non mi dica che c'è più, Non mi faccia questa cattiveria, dico una brutta parola. Ma non mi cammino. La roba buona che non viene da sua parte. Dice, ma vedo se riesco a piazzare qualche vino di È cattivo lui! Non guardate, non guardami! Ma che cappello! Ma non dica! Così, come una cosa da niente! Dica! Capolavoro! Che vi devo dire? Io... Queste macchie, queste strisce sul viso, questa deformazione della realtà, donna Nella, ma lei vede? Oh, ma io sono stupefatta! Ma è vero? Io la devo baciare! La devo! Qua è veramente lei! Quando mi dice una cosa! Lei è un uomo del 3000! Niente, cose da niente, io non sono niente! Via, non faccia il modesto! Ma su donna, guarda! Questo non mi dà... No! Metafisiche! Metafisiche! Come la invidio, come la invidio! Come? Ma cosa faccio? Voi siete l'artista! C'è una cosa per me!
dire per sotto, eh? Ci vuoi 8.000 lire? Come? 1.000.000. Bello! Bello! Guarda lì! Che si mangia! Che si frigge! Bello! Ma domani! Che vi devo dire? Questo è un quadro che a me è molto caro! Carissimo! Vuole mettere a giocare? Ma voi avete riflettuto sul significato di quest'opera? Che lo dica la mascheretta? Lei deve anche considerare che il suo nome scuro, lei è un uomo del 3.000, ma la fiera 6.000 ce ne vuole. Mi consegna un danno di essere altro. 3 milioni e non ne pare più. Se no ce ne andiamo! Oh, perché lei, chi mi vuole controllare? Io scelgo subito! Meno male! Allora! Vuole prendere subito i soldi? Noi non ho i soldi! No! Che è fa? Un momento, no! Dico, questo non possiamo contarlo. Ah. No, ci sono delle menille che ora ce ne andiamo, ma domani saremo qui per ritirarlo. No, meglio stasera, quello si è asciutto. No, meglio domani. Non c'è necessità di darsi, no? E vabbè, giusto, avete ragione voi. Naturalmente abbiamo l'altro padre, no. No. E più a poco, vai, no. Certo. Benissimo, grazie maestro. Bello! Ti credo! Lui! Lui viene a casa mi